L'incoronazione di Re Carlo III dovrebbe aver luogo presso l'abbazia di Westminster il 6 maggio. 8 mesi dopo la sua ascesa al trono, in seguito alla morte della regina Elisabetta II a settembre, il principe Harry dovrebbe essere invitato all'incoronazione di Re Carlo il 6 maggio, nonostante abbia fatto una serie di accuse contro lo studio nel suo libro di memorie Spare. Eppure una fonte reale ha affermato che il duca di Sussex troverà un motivo per non partecipare, poiché fare un'apparizione sarebbe molto difficile dopo le recenti affermazioni. Quindi pensi che Harry dovrebbe partecipare all'incoronazione? Vota nel nostro sondaggio. Buckingham Palace ha rilasciato i dettagli delle celebrazioni dell'incoronazione lo scorso fine settimana con 3 giorni di festeggiamenti in programma, tra cui la cerimonia dell'abbazia di Westminster, un'apparizione sul balcone di Buckingham Palace, un concerto al castello di Windsor e feste di strada. Non è stata rilasciata una lista degli invitati, ma una fonte ha affermato il mese scorso che tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti. Durante una serie di interviste televisive per promuovere il suo libro rivelatore, Harry non ha confermato la sua presenza. Ha detto a Tom Bradby di ITV: "Ci sono molte cose che possono succedere tra adesso e allora. Ma, sai, la porta è sempre aperta. La palla è nel loro campo." L'incoronazione del 6 maggio coincide con il 4° compleanno del figlio di Harry e Meghan Markle, Archie. Una fonte reale ha dichiarato all'Independent: "La famiglia estenderà l'invito, ma sarebbe molto difficile per Harry e Meghan, Markle, essere presenti, dato tutto ciò che è stato detto nelle interviste e nel libro. La famiglia si aspetta che Harry e Meghan trovino un motivo per non essere lì."